un'intervista a Luca Mazzoleni. Noi ci conosciamo da tanti anni Un e po'. sono molto contento di poterti fare questa intervista. Tu, passami questo termine, sei un po' un'istituzione nella montagna, nel centro Italia. E, la prima domanda che volevo farti è la montagna, che è la tua grande passione, è diventata a un certo punto la tua vita, cioè è anche il tuo lavoro. Perché sei il gestore del Franchetti, Gran Sasso d'Italia. Sì, beh, diciamo che è stata, sono parole un po' fatte, frasi un po' fatte, però è stata una vocazione. Io ho cominciato a 18 anni, prima del Franchetti sono stato al Duca degli Abruzzi, 6 anni, erano i primi anni 80, un sacco di tempo, anni in cui i rifugi non erano per niente, non ci si credeva. Fondamentalmente, il Duca degli Abruzzi era lasciato a se stesso, era un poco più che una stalla e qualcuno mi prese anche in giro all'epoca di questa scelta. Però a 18 anni, quanti ne avevo allora, non è che ti fai molte domande. Mi piaceva fare quello, lo facevo, non ci guadagnavamo niente, i primi anni sono stati duri, poi piano piano si è costruito intorno, prima al Duca e poi al Franchetti, un modo di vivere. Quali sono le soddisfazioni nel gestire un rifugio e Soddisfazione quali le difficoltà? è che io faccio quello che mi piace fare, quello che sono portato a fare. Lavoro indipendente, sono padrone di me stesso, del mio lavoro. Sono un pessimo datore di lavoro nei miei confronti perché penso di essere abbastanza esigente, alle volte anche troppo. La mia schiena ne ha risentito ovviamente perché il rifugio è lavoro fisico, è lavoro, insomma, è un lavoro stagionale ma molto intenso. E mi ricordo la No, domanda. le difficoltà Ah, difficoltà. ci sono, se ci sono. Difficoltà ci sono. Gestisci un locale aperto al pubblico, un ristoro in cima a una montagna, ovviamente ce l'hai le difficoltà. Che non sono solo esclusivamente quelle di portare la roba lassù, che è sicuramente la principale, ma si risolve con l'elicottero, si risolve spendendo dei soldi o facendo dei sacrifici. Le difficoltà sono che la cosa più banale a fondo valle su diventa più complicata, dalla fornitura dell'energia elettrica all'acqua, compra la benzina, se va via la luce dell'Enel, insomma, è tutto un po' più complicato e devi pensare sempre. Devi essere sempre un po' avanti rispetto ai problemi che Capite? puoi Non è così avere. ovvio come la vita che siamo abituati a No, fare in no, qua ti città. manca una cosa, esci, la compri, ti manca l'acqua, viene qualcuno a riparartela, là, le manca l'acqua, mi devo mettere gli scarponi, arrampicarmi e capire prima cosa è successo e poi essere in grado di ripararlo. Io che ho fatto il classico, devo fare là dallo spurgo fognature all'idraulico, all'elettricista e alcune cose non le so fare Certo. affatto bene, insomma. Ok, perfetto. Come vedi l'evoluzione del turismo nei prossimi anni in Appennino abruzzese e quali possono essere magari i tuoi consigli da dare anche alle istituzioni locali? Ma dal mio angolino, quindi quello della montagna in quota, l'evoluzione ci potrebbe essere. E siamo un posto, il Gran Sasso, ma l'Abruzzo, l'Appennino centrale in generale, sono luoghi di grande potenzialità turistica, molto poco valorizzati e poco compresi. Soprattutto da chi dovrebbe farlo, dalle istituzioni come spesso le popolazioni locali. C'è una solida cultura di montagna in molte sezioni CAI, in Abruzzo, nel Lazio, nelle Marche, però a livello più di opinione pubblica la montagna è percepita ancora molto poco in maniera distorta, questo sicuramente. Le potenzialità sono tante perché viene gente da tutta Italia e dal nord Europa e sono contenti. Dobbiamo crederci un po' più noi, creare infrastrutture che non siano gli albergoni anni 70, non ci sono solo le piste di sci, gli impianti di sci, anzi. Manca completamente una rete di rifugi, parlo del mio campo, che mi dà da lavoro, da vivere da 35 anni.
E potrebbe essere così per tante altre persone, ma mancando le strutture, mancando i rifugi, ovviamente questo non è possibile. E il futuro dipende molto, molto dalle istituzioni, anche da quello che vogliono fare. Se ci vogliono puntare una piccola parte dei soldi investiti, magari in altro, lo buttassero, tra virgolette, anche in questo, non sarebbe male. Ci stanno provando Iniziano un pochino la regione Abruzzo, c'è una sensibilità diversa in questi ultimi anni. Al momento stiamo aspettando ancora risultati Risultati concreti. concreti. Ah, mi aggancio a questa storia delle strutture dello sci per dire invece appunto le alternative, che c'è una delle tue grandissime passioni è lo sci alpinismo, che negli ultimi anni hai fatto tanto e con il CAI di Pietragamera organizzate, no, un po' Sì, raduni di organizziamo delle schiavi. attività di sci alpinismo, siamo una delle poche sezioni che organizza, che ha un programma di sci alpinismo. Infatti la mia sezione CAI ha 120 soci, però la maggior parte sono sci alpinisti. Eh Ed è una realtà potente che cresce, sì, la realtà dello sci alpinismo sta crescendo molto, decisamente. Internet, la pubblicazione di guide, la possibilità di condividere informazioni in diretta proprio tramite internet è molto importante. E pure lì, appunto, mancano un po' di infrastrutture, problemi di strade aperte e non aperte l'inverno, di istituzioni locali che non fanno il proprio lavoro, il proprio dovere e si trincerano dietro reali o spesso virtuali, per non dire irreali pericoli valanghe, per non aprire strade. Questo comporta un qualche problema. Lo sci alpinismo non può essere sostituire lo sci di pista, evidentemente no, ma può allungare le stagioni e destagionalizzare, come si dice, se non mi impiccio, può portare persone in luoghi dove altrimenti non ci sarebbe turismo, penso ai Monti della Laga, tutto il versante sia teramano che abruzzese, scusate, che laziale, ci sono posti che non avrebbero turismo se non fosse per questo. Certo, bisogna farci un lavoro sopra. L'andare su e giù per i monti e no, a tanti anni ti ha portato anche a scrivere una guida sullo Sì, sci alpinismo, la montagna incantata. beh, Sono parecchini diciamo medaglie. insieme al rifugio. Oddio, insieme al rifugio è quella che è stata una passione, quella invernale per lo sci alpinismo è diventato quasi un lavoro perché le guide comunque mi hanno dato anche quello delle soddisfazioni oltre che andare in montagna a fare le gite, anche economica. Devo dire che c'è stato un ritorno, è stata una cosa di cui sono molto contento, molto soddisfatto. Si avvicina la stagione estiva, stiamo per il rifugio. Quale consiglio, diciamo, ti puoi sentire di dare agli escursionisti Estivi. estivi che si avvicina per la prima volta a un trekking e per quale motivo almeno una volta devono farsi, secondo te, una gita a Franchetti al Gran Sasso? Gran Sasso, chi va in montagna consiglio di andarci perché è bellissimo, è un posto meraviglioso, sorprendente. Qualunque idea ti puoi fare prima di quello che sia Gran Sasso verrà smentita e sorpresa, ci sarà una sorpresa quando ci sei sul posto perché è una montagna molto particolare che esce dagli schemi, non sono le Dolomiti, non è il Monte Bianco, non è l'Appennino brullo e a panettoni che uno si può immaginare, è un posto eccezionale, quindi uno se lo deve concedere, vale proprio la pena, insomma, andare oltre qualunque pregiudizio. E il consiglio è di informarsi perché sennò ti fai male. Se vai in cima a Corno Grande devi sapere qual è la strada per scendere, devi sapere che per esempio fino a tutto giugno è pericolosa anche la via normale perché c'è neve. Insomma, sia su internet che una telefonata ai gestori dei rifugi, che in parte è il nostro lavoro, è quello di rispondere alle domande anche ossessive, ripetitive, anche quello è il lavoro, chiami. I gestori dei rifugi, le guide alpine, gli accompagnatori, chissà della montagna, ti spiegherà un po' quello che devi fare, se no ti cacci nei guai, Bisogna insomma. insomma anche fidarsi degli Informarsi. esperti, Beh, è sì, per importante. forza, gli esperti devono avere la pazienza di ripetere all'infinito sempre le stesse cose, che per me sono banalità, sono anche
noiose, ma sono informazioni fondamentali per chi viene in montagna. Cioè è inutile venire a giugno al Gran Sasso con le scarpe da ginnastica, anche agosto, ma a giugno neanche le scarpe da escursionismo tecniche vanno bene, perché è pieno di nevai, ti ci fai male, devi avere dei scarponi pesanti e magari anche la piccozza. Per me è una banalità, è scontato. Eppure la domanda più frequente che mi fanno è che devo cercare di inculcare nella testa delle persone. Hai capito? Va bene, grazie e buon inizio stagione. Grazie.